la mia ex mi ha lasciato. Bella raga, nel video scorso vi avevo preso una farfalla. Scusate, ho la soglia d'attenzione bassa. In questo momento raga, mentre state guardando questo video, probabilmente avrò già cancellato il video scorso chiamato Ernest. Non perché sia un video brutto, attenzione, non perché mi penta di averlo fatto, anzi sono strafelice di come sia andato. C'è tipo 25.000 like se non sbaglio, un sacco di visual, un sacco di commenti, tipo 5.000, 6.000 commenti adesso non ricordo. 5.000 commenti in un video di YouTube sono tantissimi. Vi ringrazio un botto per come è andato il video, ma lo tolgo per due ragioni principali. La prima è che state scrivendo a tutte le ragazze che hanno fatto parte anche un minimo della mia vita. Tipo la mia vicina di casa, no? La vecchietta che sta abita di fianco a me mi fa: ma perché mi stanno scrivendo che sono una puttana? Nel senso raga, alla fine io ho fatto il video per me stesso, come ho detto, non per andare ad insultare una persona o delle persone. Che voi conosciate o meno quella persona, e questo appunto è un motivo minimo alla fine, perché non penso che qualcuno si infastidisca da un po' di insulti. Però il motivo principale è appunto che il video vuole avere un messaggio, e secondo me il messaggio è passato. Il problema è che non voglio una farfalla. Il problema è che non voglio che il messaggio diventi appunto un ricordo, e insieme al video appunto vengono cancellati tutti i vostri bellissimi messaggi che ho letto. Per la maggior parte ho letto tantissime storie tipo: aiuto, io mi sarei già ammazzato fossi in voi. Avete presente tipo i monaci tibetani, quelli che fanno i ghirigori sulla sabbia, fanno un'opera d'arte assurda e poi la cancellano? Ecco, stessa cosa volevo fare io col mio video, volevo lasciare un bel messaggio. Diciamo che io sto facendo la mia parte, sto facendo anche un po' la vostra. Col mio video sto cancellando anche i vostri commenti, quindi cancellando video e commenti in questo modo sto cancellando tipo i miei e i vostri brutti ricordi. Ringraziatemi dopo. Oddio, mamma mia. Comunque, qualcuno di voi si è accorto che non avevo fatto video del mese di giugno. E il motivo è uno: le cose che sono successe a giugno, cioè non... Ma siamo qui a luglio appunto, perché a luglio sono successe un po' di cose. A luglio cosa è successo? Allora, vediamo. Luglio raga è stato un mese davvero davvero pieno di cose. Luglio raga è sempre stato un mese strano della mia vita. Partiamo dal 2015, quando appunto ci fu il litigio tra gli Unluckings e gli Stalloni. Quello sì che era flame, capito? Poi a luglio 2016 c'è stato il battesimo di Vrat. A luglio 2017 invece c'è stato il... Oh, spoiler di una storiella mi sa, eh. Luglio 2018 raga abbiamo fatto 20.000 iscritti in un mese. E in questo mese raga cosa è successo? Allora partiamo dalle cose belle, quindi non da me. Ho quasi finito di curare tutte le carie, però sono ancora brutto come vedete. Questo mese raga sono andato al mare dopo 5 anni. Non sapevo se metterla tra le cose belle o tra le cose brutte, però sono andato al mare. What's that thing? Growlithe, a puppy Pokémon. L'ultima volta che andai al mare fu con quelli della mia vecchia classe. A un certo punto ho indossato il reggiseno della più figa della classe. Volevo dirvelo perché mi eccitava il fatto di aver toccato ciò che ha toccato le tette del... Vabbè. Però non sono entrato in acqua. C'è ancora il trauma del video di Joey in cui veniva appunto dalla medusa, quindi... Che passano tutti adesso, raga? Sono le 6 di sera. Andate a vedere reazione a catena, cioè... Comunque, dato che la mia copertura è saltata, raga, posso dirvelo, questo mese ho scopato 8 volte. 4 ragazze. Tutto insieme. Devo ancora fare gli speciali. Però raga, come ringraziamento speciale per i 100.000 iscritti, pensavo di fare, dovrebbe essere un po' illegale, però pensavo di fare le comunicazioni di servizio. Non so se qualcuno di voi le conosca, ma è un modo per essere tutti uniti, diciamo, no? Il fatto è che io devo ancora uscire il cazzo, no? Cambiamo argomento. Cos'è che ho fatto? Ah, ho imparato il cubo, raga. Ho imparato il cubo, ma figa, ma... Il mio record, raga, è 2 minuti e 02. Lo faccio a strati perché faccio cagare. Ho sempre sognato di imparare il cubo. Poi ho visto il video di Jack Nobile in cui imparava a farlo, e ve lo giuro, raga, mi ha messo una voglia assurda. Avevo queste 2 ore di treno in cui non facevo nulla, e quindi mi sono detto: perché non imparare il cubo? Vai. Fanculo, 2 minuti. Ho fermato il ritardo comunque. Easy. Nelle cose brutte raga, in pratica Camillo ha litigato con suo figlio, e il figlio, che è 10 volte più incazzato, gli ha strappato un orecchio. Se riesco vi faccio vedere una foto. Vabbè. Invece per quanto riguarda le cose belle, c'è stato il raduno a Milano. L'altro giorno ho fatto il raduno a Milano ed è stato molto molto ansioso. Era davvero pieno di gente, pieno. Adesso non so quanti eravamo, però secondo me dai 50 ai 100 circa. Sicuramente farò un video perché la giornata è stata assurda. Le cose belle appunto, ci sono i vostri regali. Allora, ho ricevuto una felpa Bape di Biagio, se non sbaglio, che non ho qua perché è a lavare. Allora, sinceramente non so se sia fake o meno, ma anche fake alla fine costa più di quanto io possa permetterla probabilmente. Quindi nulla, ti ringrazio Biagio. Poi un ragazzo mi ha regalato 2 euro, un altro ragazzo mi ha regalato una cartolina, da quel che ho capito l'ha rubata. Un ragazzo mi ha regalato questi occhiali. Poi un ragazzo mi ha regalato questo braccialetto qua. E invece Gaia
profuma ancora di Gaia. Mi ha regalato questo braccialetto rosso che fa molto tipo bambino col cancro. Comunque ringrazio Gaia, mi dispiace che tu ti sia lasciata col tipo per colpa mia. Devo parlarvi invece del canale che ho scoperto questo mese, dato che parliamo di cubi di Rubik appunto. Il canale che ho scoperto è quello di Hyde, che praticamente fa cubo magia. Quindi se avete voglia appunto iscrivetevi ad Hyde, che è davvero un bravo ragazzo. Il mio video del mese invece direi che è quello con Kokeshi, cioè nel senso è tipo best video ever. Ci ho lavorato tanto, quindi sono contento che sia andato bene. Invece per quanto riguarda le serie TV, anime, film e quant'altro, pensavo, dato che sennò diventa palloso il video, pensavo di metterne soltanto una, cioè la mia preferita del mese. E di questo mese appunto direi che la mia preferita è Big Mouth, che me l'hanno consigliata in tantissimi. Finalmente l'ho vista, raga, spettacolare. Cioè fa davvero, quella serie penso faccia morire dal ridere. E poi vabbè, ci sono le tre canzoni del mese, che sono Non prendetemi per Finocchio, ma ho ascoltato molto Comunque andare di Alessandro Amoroso. E voglio ballare e sudare sotto il sole. Scusate se trappo su Alessandra. Comunque poi A Day to Remember, If It Means A Lot to You. Brividi ogni volta che l'ascolto. E poi appunto questa canzone, non riuscirò mai a dire il titolo, è degli Adept e si chiama At Least Give Me My Dreams Back, You Negligent War. Sì, ho comprato il cappellino dei primi di Horizon, raga. E nulla, raga, direi che il video finisce qua. Ho parlato anche troppo. Io per tipo una settimana non ci sarò, perché sarò in vacanza. Per 5-6 giorni non potrò neanche registrare. Quindi a stare in questa posizione mi è venuto il cazzo duro. Quindi noi ci salutiamo, ci vediamo al prossimo video. Oh, non volevo farvi cadere.